Il 27 ottobre alla Eupli di Milano è stata presentata La storia del punk, il nuovo libro di Stefano Gilardino. Effettivamente uscito 40 anni esatti dopo l'uscita di Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, una delle pietre miliari del punk. Ospite speciale della serata è stato Glenn Matlock, bassista nonché fondatore proprio dei Sex Pistols, che ci ha raccontato un po' di aneddoti in merito a quel periodo, uno dei capitoli fondamentali della storia del rock, e ovviamente ha suonato per noi qualche pezzo dal vivo. Noi eravamo lì e Piero Di Battista ha intervistato per noi Stefano Gilardino, l'autore del libro, Luca De Gennaro, il moderatore della serata, e naturalmente Glenn Matlock. Oh dear, it's lots of different things. It all depends what side you get out of bed in the morning. But punk is a way of going through life. It's an attitude. It's a way of stirring things up. It's a way of not accepting what you're told. It's a questioning attitude. It's not a look. It's not a sound. It's an attitude. It's a state of mind. No future. È un tentativo di ribellarsi a qualcosa di precostituito e di preimposto. Magari non sempre, come dire, nei termini musicali magari non coincide esattamente con quella del 1977, però direi che se si vuole chiamare qualcosa punk deve avere almeno quel tipo di senso di pericolosità, ribellione e libertà. Il punk è stato il momento in cui tutto è cambiato ed è arrivato in un momento storico per quelli della mia generazione importante. In particolare per me è stato il momento in cui cominciavano le radio private e quindi questo era proprio un suono nuovo e chi cominciava a suonare il rock alla radio, che era già una cosa difficile, si è trovata di fronte questa, non solo questo suono, ma anche questo tipo di canzone che era abbastanza difficile adattare alla radio, ma quella è stata la prima soglia di attenzione mia nei confronti del punk. Il lavoro vero e proprio di scrittore è iniziato a novembre del 2016 e terminato a giugno del 2017, quindi 8 mesi non continuativi, alternati da altre cose di lavoro, ma comunque meno di quanto mi sarei aspettato. La storia del punk, come già il format della storia del rock, lo dice la parola stessa, dovrebbe raccogliere delle storie, quindi non un'enciclopedia e non una lista di nomi o altre cose. Insomma, è proprio davvero una serie di racconti che ho voluto fare, divisi per capitoli tematici, cronologici, e sono proprio delle piccole storie che si possono leggere a sé stanti, quindi uno può anche, diciamo, partire dagli anni 90 e poi andare a ritroso o iniziare in maniera cronologica. Per l'introduzione ho scelto Joey Cape perché è un amico, è un caro amico, ci conosciamo da più di 10 anni oramai, forse anche, sì, anche di più. L'ho conosciuto quando lavoravo a una rivista che si chiamava Rock Sound, lo speciale punk, e lo intervistai un po' di volte e diventavamo amici quasi subito, in maniera piuttosto inaspettata. E poi l'ho rivisto, ogni anno è venuto a suonare in Italia, ci siamo incontrati in parecchie altre occasioni, abbiamo fatto serate assieme, quindi è nata una grossa amicizia, quindi quando ho cominciato a pensare al libro, ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere lui come a bordo, quantomeno in qualche modo, e l'unico modo che potevo averlo ovviamente era quello di fargli scrivere una prefazione. È nata, lo racconto anche nell'introduzione, quando avevo 10 anni vidi un servizio per televisione sulla Rai, per un programma che si chiamava Odeon, tutto quanto fa spettacolo, e lo vidi da bambino, quindi mi affascinò il fatto che ci fossero dei gruppi assolutamente strani, con vestiti in maniera bizzarra e con della musica molto violenta. Non so esattamente cosa mi colpì, forse quel senso di ribellione che trasmettevano. Fatto sta che un paio di giorni dopo, assieme a mio fratello, con cui ero su quel divano a casa mia a Biella, andammo nel negozio di dischi che conoscevamo in centro a Biella con mia madre e chiedemmo al commesso di venderci un disco di punk. Noi volevamo i Sex Pistols perché avevamo visto i Sex Pistols nel filmato, ma i Sex Pistols non avevano nulla perché l'LP non era uscì qualche mese più tardi. E quindi ci consigliò un altro disco, che è quello dei Saints, sì, I'm Stranded, e quello fu il primo disco che comprai per 3.500 lire. Before we started it was really boring and
people on strike. There was a real air of despondency around. We just wanted to do something. We didn't know what we wanted to do. We just knew what we didn't want to do, but we knew we wanted to do something. So we just started setting about doing it somehow, and it came about through the mixture of all the people that were involved in it, and took wings, took off. But we never started out as a punk band. We started out as the Sex Pistols, and all the people called us punk, and all the punk bands came afterwards. But it was a good year in England, a good year before anybody else that mattered.